Lucio, non ho mai sentito parlare di qualcuno morso da un piranha sulla terraferma. Era un pesce molto arrabbiato. Ci scommetto. Ehi, Lara, facci compagnia. Che combinate voi due? Ci raccontiamo le storie delle nostre cicatrici. Jonah dice che ne hai qualcuna anche tu. Non hanno grandi storie dietro, sono solo maldestra. Questa me l'ha fatta mio cugino Eli. Te l'ha fatta tuo cugino? E vi parlate ancora? Non era davvero mio cugino. Era un verme che ho... Forse sarei dovuto essere lì. Già, probabile. E tu che mi dici? Scommetto che quella ha una bella storia alle spalle. Che è successo? È una ricetta molto antica. Se le mie ricette fossero così, preferirei morire di fame. Non è quel tipo di ricetta. Era per un'arma. Ah, che genere di arma? Il bianco respiro. È un veleno scoperto nelle profondità della giungla. Il suo effetto ci renderebbe molto più forti. È ciò che serve alla ribellione per respingere Amaru. Che cosa è successo? Ho fallito. Non l'hai trovato? No, amico mio. Non ero degno. Per padroneggiare il bianco respiro bisogna superare il sentiero della paura. È un luogo insidioso, pieno di terribili demoni. Credi che il bianco respiro potrebbe salvare delle vite? Molte, ma è una speranza ormai vana. Non posso tornare lì, è troppo pericoloso. E se venissi con te, potremmo recuperare la ricetta del bianco respiro. Apprezzo l'offerta, Lara, ma il sentiero della paura va percorso da soli. Allora vado io. Non posso chiederti tanto. Infatti, mi sto offrendo io. No. Lara, forse questo non è... Uccio, posso aiutare. Davvero, fidati. Attraversa il passaggio acquatico sotto questa caverna. Ti condurrà nella giungla. Da lì in poi sarai sola. Thank you.
Thank you.
Questo non può essere il sentiero della paura. Devo... Ehi? Puoi sentirmi? Perché non riesci ad accontentarti di quello che hai? Mamma! Thank you.
Oddio! Lara! Lara!
Non lasciare che mi accada, Lara! Donna! Oddio! Lara! 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 Lara, aiutami, ti prego! Ho paura! Qua giù non riesco a respirare! Donna! Donna! Perché mi hai portato qui, Lara? Perché hai voluto farmi questo? Ti tengo, Jonah. Resisti, resisti, ti prego. Forza, non devi morire, ti prego. Forza, Jonah! Forza, Jonah! Sai cosa fare. Va avanti. Fallo! Chi cosa? Chi cosa? Il dolore, fallo smettere. Ma io non sento dolore. Ragazzina egoista, il loro dolore, non il tuo. Le vite che hai distrutto e quelle che distruggerai. Non sai fare altro, Lara. Distruggi qualsiasi cosa tocchi. Parassita, assassina, no, maledetta! Io non potrei mai. Loro sono miei amici, sono tutti... morti o condannati. Lo sai, lo senti. E sei tu la condanna, Lara. Non sai proteggere la vita. Prima tua madre. Poi tuo padre e adesso i tuoi amici. No. Ehi, sono io, Jonah. Stai bene? Sì, sto bene. Grazie al cielo. Ce l'ha fatta, sta bene. Ben fatto, Lara. Ti sei dimostrata degna. Ora devi raggiungere la Valle degli Dei Scimmia e recuperare il Bianco Respiro. Gli Dei Scimmia? Vuoi dire i gemelli Una'an e un Cheven? Sì, si dice che abbiano inventato loro la ricetta del Bianco Respiro per vendicarsi dei fratelli che li hanno trasformati. Una'an e un Cheven devono essere passati di qui dopo essere stati esiliati da Paititi. Sono secoli che nessuno passa di qui. Secoli fa, un posto perfetto per nascondersi e scomparire come hanno fatto le scimmie gemelle. Questo posto cade a pezzi. Mi sorprende che sia ancora in piedi, così esposto alle intemperie.
Una Han e un Cheven. Sono delle statue enormi. Deve essere una sorta di passaggio. Sorta di turbina di legno. Pare sia bloccata. Chissà cosa alimenta questa turbina. Yeah.
Thank you.
bianco respiro. Bentornata. Ehi, tutto ok? Sto bene. L'ha trovato. Eccolo, il bianco respiro. Strano, una cosa talmente piccola con un potere così grande. Spero che dia alla ribellione il vantaggio che le serve contro Amaru e il suo culto. Sappiamo entrambi che succederà. Ucho, ci devi ancora raccontare tutta la storia. Secondo me una ricetta non è all'altezza di quella cicatrice. Io credo che non ci sia niente da dire. Thank you.